Pescara Lucchese, Auteri si gioca tutto, vedremo. Di certo il tecnico siciliano torna al 3-4-3 di cui è convinto Assertore, il suo marchio di fabbrica, anche se l'organico, come già ribadito in tante occasioni, non è funzionale a questo sistema di gioco per carenze evidenti in difesa, soprattutto a centrocampo. È comunque giusto che un allenatore sia fedele al suo credo, non si snaturi, ma non può bastare. Se la formula difesa a 3, a 4, eccetera, rappresentasse la panacea, sarebbe tutto molto semplice. In realtà sono fondamentali tante altre cose: distanza tra i reparti, atteggiamento, attenzione, garra, cattiveria. Crisi certificata dai numeri, un solo punto nelle ultime tre partite, appena 11 in altrettante gare. Indisponibili Galano e il lungo degente Di Gennaro. Non convocati Marilungo e Bocic. Rispetto a Pontedera previsti diversi cambi. Auteri si affiderà alla linea verde. Sorrentino tre pali. Ingrosso o Iannes, Drudi e Veroli nel cuore della difesa. Sulle fasce Zappella in zita. A metà campo il tandem Memuscia e Pompetti. Davanti, dopo tre mesi di stop causa infortunio, Marco Chiarella con Ferrari e Dursi. L'italo argentino ha smaltito la contusione rimediata a Pontedera. L'eventuale alternativa, Rauti, riferimento centrale, con Dursi confermato a sinistra. Auteri. L'allenatore è l'anello debole della catena. Il fatto che io credo che questo comunque sia una squadra ben allenata, perché i nostri problemi sono altri, perché ma quelli di un po' di inesperienza in alcuni momenti, di poca cattiveria agonistica, però di contro ci abbiamo anche se sembra un paradosso dirlo in questo momento, anche tante qualità, perché comunque questa è una squadra che gioca. Pescara non è una piazza che merita questa categoria, però siamo qui a provare a ricucire uno strappo, a provare a non far arrabbiare i nostri tifosi, anzi a dargli meno delusione di quelle che gli abbiamo dato fino adesso. Lucchese in crescita, come il Delfino, 21 punti in classifica, di cui però 14 nell'ultimo mese e mezzo. 4 vittorie, 2 pareggi, un solo KO sul campo della capolista reggiana. Porta inviolata in 5 degli ultimi 6 match. Assenti Eklund per squalifica, Papini causa infortunio. Recuperati Semprini e il difensore Bolzan. 4-3-1-2 il sistema di gioco adottato dal tecnico Guido Pagliuca. Il probabile 11, Coletta tre pali. In difesa Corsinelli, Bacchini, Bellic e Nannini. In cabina di regia il camerunense Minala, ex promessa della Lazio, trascorsi nel Bari e nella Salernitana. Nelle immagini il 16 settembre di 4 anni fa il gol del 2-2 per i campani al 90esimo nella sfida della Rechi contro il Pescara di Zeman. Sulla tre quarti Belloni alle spalle di Nanni e Fedato, anch'egli a segno contro i biancazzurri con la maglia del Livorno, prima giornata del campionato 2015-2016, 4-0 per i toscani che a fine torneo retrocedono in C, mentre il Delfino di Massimo Oddo conquista la Serie A. Una squadra che gioca a calcio, una squadra aggressiva, una squadra che gioca su ritmi alti, elevati, una squadra che ha anche qualità davanti perché ha tre giocatori importanti, una squadra che è strutturata bene. Questo è un girone tosto che ha sorpreso anche me, fra virgolette, ma mi sono reso conto subito, non ci sono squadre deboli. Le immagini di alcuni precedenti. 2 ottobre 1994, la Lucchese di Fascetti espugna l'Adriatico 3-1, illude il gol di testa di Dario Di Giannatale su sponda di Edoardo Artistico. Nella ripresa cambia tutto, marcatori Eusebio Di Francesco, Fialdini e Roberto Paci su calcio di rigore. Sempre in B, 24 marzo 1996, il Pescara di Maifredi, subentrato a Francoddo, si impone 2-1, in vantaggio i rossoneri di Bulchi con Massimo Rastelli, 1-1 di Ottavio Palladini, gol del successo di Michele Baldi. 23 novembre 1996, tris del Delfino di Delio Rossi, perla balistica su punizione di Michele Zanutta, raddoppio di Federico Giampaolo, 3-0 di Angelo Terracenere. L'ultima volta all'Adriatico, 2 settembre 2007, campionato di Serie C, la Lucchese di Piero Braglia vince 3-0, reti di Bolzan, Nocentini e Giglio su calcio di rigore. Il Pescara di Lerda era ancora un cantiere aperto con tantissimi giovani in campo: Aridità, Felci, Mottola, Luca Di Matteo, Simone Vitale, Axel Vicentini, Marco Pomante. Il capitano era l'esperto Luca Leone.